indispensabile effettuare gli esercizi anche superando piccoli salti. Questo serve per migliorare la solidità dell'assetto e l'equilibrio del cavaliere in parabola, restando sciolti ed elastici. È molto utile sul salto abituarsi a guardare avanti o spostare lo sguardo e la testa lateralmente a destra, a sinistra o verso l'alto. Eseguire lo stesso salto con una o tutte e due le braccia dietro la schiena, ripetendolo anche senza staffe. Tutti questi esercizi non sono utili solo ai principianti e dovrebbero essere effettuati a tutti i livelli di preparazione, perché la giusta posizione va sempre curata ed è sempre possibile migliorarla. Così come il cavaliere deve curare il suo assetto affinché rimanga solido senza perdere elasticità ed equilibrio, anche il cavallo deve mantenersi sciolto ed elastico, eseguendo salti singoli ed in sequenza. Saltare un ostacolo eseguendo un otto rende il cavallo più sciolto e sereno e sollecita l'impegno del posteriore interno, che in curva è portato a lavorare più intensamente. Montare un cavallo che gira senza opporre resistenza o rigidità è molto importante nelle gare a tempo, poiché una girata ben riuscita può essere determinante per un buon posto in classifica. L'otto deve essere geometricamente corretto e la flessione dell'incollatura deve essere impercettibilmente cambiata durante la parabola del salto, affinché il cavallo sia aiutato a riceversi al galoppo giusto per il circolo successivo. È importante arrivare sul salto perpendicolarmente senza variazione di cadenza e al momento dello stacco non eccedere con movimenti bruschi, tenendo la gamba ferma ed il tallone basso. L'esecuzione dello stesso esercizio senza staffe ed anche senza redini dà una maggiore stabilità in sella. È sempre consigliabile variare molto il lavoro, quindi dopo un esercizio sui circoli si passa ad una sequenza di cavalletti inizialmente di altezza non superiore ad 80 cm e posti alla distanza di 6 metri l'uno dall'altro. Se un cavallo tende a spostarsi lateralmente, è buona norma usare la redine di apertura opposta alla parte verso la quale tende il cavallo, senza tirare, e correggendo la direzione con un'azione più incisiva della gamba opposta alla redine di apertura.
3 cavalletti possono essere posti anche in cerchio. L'esercizio si inizierà al trotto, curando bene la traiettoria del circolo e la regolarità della cadenza. Lo sguardo del cavaliere deve essere puntato sul cavalletto successivo a quello che sta superando. Tutti i cavalletti devono essere saltati nel centro. In questi esercizi ripetitivi, l'istruttore sarà in grado di seguire il lavoro con continuità, insistendo sulle correzioni inerenti l'assetto del cavaliere, la regolarità della cadenza e la giusta traiettoria. Solo quando il cavallo eseguirà questo esercizio correttamente al trotto, rilassato e composto, si potrà passare al galoppo. Anche il galoppo dovrà essere regolare e cadenzato, e le battute dovranno essere tutte della medesima ampiezza. Si dovrà inoltre cercare di inserire il maggior numero possibile di battute, ma sempre mantenendo la giusta cadenza, senza intervenire forzatamente per ridurre l'ampiezza delle falcate. Successivamente si potrà chiedere un galoppo più in avanti, riducendo il numero delle battute, aumentando l'ampiezza delle falcate e percorrendo sempre la medesima traiettoria, superando i cavalletti sempre al centro. È importante evitare in ogni caso le partenze grandi che compromettono l'equilibrio del cavallo e la fluidità dell'esercizio.